Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Giugno per lo sport è tempo di bilanci e saluti, anche per Baltur Basket è così, ma per i guercignani sono saluti speciali. 100, 17 giugno 2018 di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Tutti presenti l'altra sera al Golf Club di 100 per i saluti e la rivederci al prossimo campionato per Baltur Basket, oramai come buona tradizione introdotta dal presidente Gianni Fava, subito dopo la sua elezione. Ma questa volta sono saluti speciali, attesi da anni, qui si parla amici di promozione nel campionato cadetto della pallacanestro italiana A2, un sogno che gli appassionati di basket inseguono da svariati anni e oggi si può festeggiare. Pertanto mercoledì scorso la squadra, gli addetti ai lavori e i collaboratori più stretti sono stati invitati dal presidente Gianni Fava per un momento conviviale e di saluto. Suggestivo il discorso del presidente che in alcuni momenti con la voce che si rompeva dalla commozione ripercorreva una stagione piena di emozioni e di soddisfazioni, determinazione che ha sempre vinto anche nei momenti di massima difficoltà. Siete subito attestata al vertice della classifica del proprio girone, vertice che non ha più lasciato, concludendo poi la stagione regolare con un ruolino di marcia che non ha lasciato scampo nemmeno alle avversarie più accreditate, facendo letteralmente il vuoto dietro di sé. Questa prova di forza si è poi confermata in modo inequivocabile nelle varie serie playoff che si sono concluse con un entusiasmante percorso netto. Con la tanto agognata promozione alla A2 è stata la giusta conclusione di un'annata caratterizzata da un lavoro di grande serietà e professionalità messo in campo da tutte le componenti societarie. A queste parole ha fatto eco il coach Giovanni Benedetto. Anche per lui tanta gioia per essere stato l'artefice nella realizzazione del sogno della promozione in A2. Sentiamolo in esclusiva al nostro microfono. Nella mia vita non so cosa dire, questo è veramente un fatto stranissimo, perché vuol dire che l'emozione è riuscita a fare stare zitto anche me. L'importante traguardo è una cosa che ancora non riesco a metabolizzare. Non dormo, dormivo di più quando giocavamo e dormo di meno adesso. Questo è già un segnale, perché non riesco a riposare bene, dormo pochissimo la notte. Ma la gioia è veramente tanta. Ma la gioia è tanta perché è un risultato che abbiamo guadagnato tutti quanti. Tutti quelli che siamo qui, e forse anche una piccola parte che era con noi a Montecatini, mi pare che eravamo 1200, voglio dire. Quindi gente che ci ha spinto per vincere, ce n'è veramente tante. Il merito va suddiviso in
maniera equa su tutte quelle persone che ci hanno incitato dal primo istante fino all'ultimo, che ci hanno seguito. Poi certo, c'è qualcosa di importante, i traguardi, i successi passano attraverso quei ragazzi lì in fondo che sono stati l'anima di questa squadra, che sono stati quelli che hanno sopportato il peso per 10 mesi di una responsabilità importante. Io quando li abbiamo presi, Presidente, non ci siamo mai nascosti, perché le persone vere non si nascondono, abbiamo sempre detto. Noi ci siamo presi questa grande responsabilità insieme, voi, lei nello specifico, insieme a tutto il direttivo, e noi, con i miei ragazzi, con i miei giocatori. Abbiamo cercato di... Giovanni Benedetto, coach della Baltro Basket, qui al Golf Club di Cento, una cornice meravigliosa per salutare un risultato importantissimo della Baltro Basket in questo campionato, la promozione in A2. Siamo qui proprio per festeggiare, hai ragione tu, siamo per festeggiare perché dopo un'annata così importante, dopo tanti sacrifici, dopo una finale così tirata fino all'ultimo secondo, dove... raggiungere la vittoria sembrava difficile, dove questa sera 2 era così tanto agognata, così tanto sognata, che sembrava difficile raggiungerla. Ce l'abbiamo finalmente fatta, quindi ci vuole un momento in cui dopo un po' di giorni si riesca a realizzare realmente quel sogno che sembrava irraggiungibile, finalmente questa città è riuscita a coronarlo. E oggi è il momento di riunirci tutti quanti insieme, tutti quelli che hanno partecipato, che hanno dato un contributo. Certo, avremmo voluto invitare anche le 1200 persone che erano presenti al palazzetto di Montegattini. Abbiamo invitato una rappresentanza dei tifosi, tutti i nostri dirigenti, tutti i nostri sponsor, i nostri giocatori, quindi abbiamo cercato di festeggiare tutti quanti insieme. Dopo qualche giorno, passata l'euforia del momento, abbiamo avuto la possibilità e la gioia di stare un po' insieme e di ricordare che realmente quel sogno si è finalmente realizzato. Ecco, quest'anno, coach, è stata un'annata, diciamo così, non difficile, però ci sono stati dei problemi che la squadra ha affrontato durante il campionato nel migliore dei modi, però in conferenza stampa il tuo atteggiamento è stato sempre, diciamo così, fermo e sicuro di dell'obiettivo. Non difficile per te probabilmente, per noi molto difficile. È stata una nata difficile, dura, intensa, come d'altronde tutti i campionati, in qualsiasi sport, non solo nel basket, accade, perché vincere qualcosa vuol dire essere bravi, cioè devi cercare di essere migliore di 64 squadre, siamo stati la prima su 64 squadre, quindi vuol dire che abbiamo fatto realmente un bel lavoro, e il bel lavoro non l'ha fatto solo l'allenatore, l'hanno fatto soprattutto i ragazzi e tutti quelli che ci hanno aiutato per arrivare fino in fondo. Oggi il nostro obiettivo è quello di confermare la categoria, l'abbiamo conquistata dopo tantissimi anni, sarebbe stupido farcela scappare dalle mani dopo una stagione sola. Quindi le indicazioni della mia proprietà, del mio direttivo, sono abbastanza precise. Ci hanno chiesto di fare un campionato e di salvarci, di fare non dico un campionato tranquillo, tra virgolette tranquillo, e cercare di far bene, per cercare di mantenere questa categoria, anche perché la città di Cento, con il suo sindaco, con il suo consiglio comunale, hanno stanziato anche una cifra importante per cercare che questo sogno continui. Quindi noi dobbiamo rispettare la fatica e il sacrificio dei cittadini di Cento, che hanno permesso insieme alla giunta e al sindaco di realizzare un palazzetto più grande. Quindi la pressione e l'importanza del mantenimento della categoria diventa addirittura maggiore, non è solamente una cosa meramente sportiva, ma diventa una cosa addirittura importante che coinvolge ogni singolo cittadino di questa bellissima città. Ecco, un'ultima domanda, coach, cosa deve avere un giocatore per giocare nella tua squadra? Quelle caratteristiche, adesso in senso generale, se non vogliamo proprio capire, per sopportare, diciamo così, il tuo carattere fermo? Deve essere una brava persona, deve essere un ragazzo educato, deve essere un ragazzo dai buoni principi. Non mi piace i maleducati, non mi piace gli arroganti, mi piace la gente che è disposta a sacrificarsi e a lavorare, perché penso che bisogna portare rispetto verso chi fa un lavoro più difficile del nostro, che ha più difficoltà rispetto a noi. Quindi quel rispetto va dimostrato in campo e va dimostrato ogni giorno in palestra. E ripeto, la buona educazione e la buona predisposizione al lavoro e alla fatica, secondo me, è un modo per non farmi arrabbiare. Molto bene, coach, buon lavoro e arrivederci nei prossimi giorni, visto che adesso ci sarà tanto da lavorare, un po' di riposo, come dicevi, ma tanto da lavorare.
torno a casa finalmente, dopo un anno intero passato nella vostra stupenda realtà, torno anche a casa mia per la prima volta, perché non sono sceso né a Natale né a Pasqua, adesso torno un po' a casa. Molto bene, grazie coach. Grazie a voi. Momento veramente toccante quando il presidente Fava chiama il capitano Michele Benfatto con la voce roca dai postumi delle fatiche vocali della Final Four di Montecatini, ma anche per l'effetto che nel cuore ha per ognuno di loro, consapevolmente sapendo che le esigenze del nuovo e inedito campionato porterà inevitabilmente a qualche saluto. Sentiamo Benfatto. Ai miei giocatori, consentitemi di chiamarli così. Non so chi e quanti di voi rimarranno alla Benedetto nella prossima stagione sportiva. Questo dipenderà dalle scelte che giustamente e doverosamente competono al coach e più in generale allo staff tecnico. Per quanto mi riguarda, desidero dirvi con grande sincerità che sono molto grato a ciascuno di voi. Perché oltre ad aver contribuito in modo determinante a darmi la più grande soddisfazione che un presidente di una società sportiva possa desiderare, mi avete anche fatto ritornare giovane. Perché con voi ho rivissuto le stesse emozioni e le stesse situazioni vissuti più di 30 anni fa con la presidenza della Centese Calcio. In particolare ho molto apprezzato l'affettuoso rispetto con cui mi salutavate ogni volta che venivo agli allenamenti, rivolgendovi a me con ciao press, così come la scenetta che si è spesso ripetuta quando dopo le partite quasi sempre vinte Nelson, il nostro ammiraglio, scherzando, ma non troppo, appena mi vedeva entrare nello spogliatoio gridava premio! Intanto, vabbè, per essere il capitano sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra, non solo per il successo che ha raggiunto, ma anche per il gruppo di persone che forma la squadra, che sono delle persone incredibili. E poi sì, è il coronamento veramente di un sogno. Io sono qui da 3 anni e aspettavo questo momento da 3 anni, dal primo giorno che sono venuto qui. Infatti, se vi ricordate, la prima volta che sono venuto qui, avevo detto sono venuto qui per provare a vincere il campionato. Nonostante l'infortunio più brutto della mia carriera che è successo, posso dire che è stato forse anche l'anno più bello della mia carriera, perché veramente dopo tante fatiche vedi comunque il traguardo. E grazie, devo dire la verità, ai ragazzi, perché io purtroppo nella parte finale non sono potuto esserci, allo staff e a tutti i componenti, non sto qui a dire tutti i nomi, ma sono stati tutti fondamentali, dal primo all'ultimo, dal medico, dal fisioterapista, dal preparatore, tutti quanti, i tifosi che ci hanno seguito, è stato incredibile, devo ringraziare tutti, per me è un onore aver fatto parte di questa squadra e niente, finalmente siamo in A2. Perché tu hai vissuto già 2 anni prima l'entusiasmo, la voglia di andare in A2 che si respirava qua a 100. Sì, assolutamente, infatti questo, come ti avevo detto prima, è il terzo anno che provavamo ad arrivare lì. Però rispetto agli altri 2 anni ti dico anche che si vedeva fin dall'inizio che c'era qualcosa di diverso. Io dopo 1 mese e mezzo, parlando con gli altri, dicevo questo è un anno buono, cioè si sapeva, si sentiva nell'aria. Però molte volte anche se si sente non finisce in questa maniera. Questa volta, anche se le cose non sono andate completamente come dovevano andare, perché le sfighe ce ne sono avute, le difficoltà ce ne sono avute, ma il gruppo è stato così forte e ha lavorato così tanto che siamo andati sopra questi problemi. Sì, l'avevo già provata a Ferrara, però qui è stata completamente diversa per il fatto che ho detto prima. È stato speciale perché mi sono rivisto proprio tutti e 3 gli anni, che tutte le difficoltà, tutto il lavoro, e questo quando arrivi al traguardo dopo una maratona sei esausto, però sei felicissimo. Questo è stato ancora più difficile perché ero arrivato a un passo da fine della maratona e mi sono dovuto fermare, quindi l'adrenalina che si sentiva fuori, non poterla sfogare in campo e aiutare i ragazzi, è stata veramente una sofferenza grande. Però grazie a loro è finita come doveva finire, diciamo. Molto bene, ti ringraziamo tanto della tua disputa, Michele. Bocca al lupo. Grazie, crepi.
Oltre agli addetti ai lavori, la squadra, il presidente Fava ha ricordato i tifosi, con in testa gli All Lions, ma anche il gruppo Raviole, sempre presenti anche nelle trasferte più impegnative, come quella di Palermo. Sentiamo la rappresentanza presente all'incontro, Balboni, Maretti, Guizzardi, ma anche le monelle bianco e rosse, con Alice e Buonaiuti. Sentiamo. Palla spieghi per dire che... appena chiesto. No, no. Allora, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che io ho in mente, partendo al finale, il finale è una roba epocale, è stata una roba epocale dalla trasferta, dai pullman che partivano per andare a Montecatini, tutta la gente che c'era, l'entusiasmo che c'è stato, il muro rosso che c'è stato, è stata una roba epocale. Poi dopo, a me la cosa che è piaciuta di più è stato il corteo che abbiamo improvvisato da Piazzale Bonzagni alla piazza, che è stato un corteo liberatorio, bellissimo, colorato, fumogeni. È stata una liberazione, perché è stata una roba unica, epocale, irripetibile, credo. No, è stata una stagione che ci ha ridato tutto quello che avevamo perso negli anni precedenti, secondo me, con gli interessi. Aver vinto una stagione regolare, aver vinto i playoff per come li abbiamo vinti, 9-0, 8-0 più 9-0 con la finale della Final Four. Insomma, tutto quello che ci aspettavamo noi tifosi, perché siamo noi che rimaniamo a 100 e non certi giocatori, noi che rimaniamo qui ce la siamo meritatissimamente guadagnata. Giocheremo a San Lazzaro, è vero. Allora partiamo. Lo sapevo, loro anche qui dietro c'è una bella clacca, cioè l'ignoranza regna proprio, perché sarò breve. No, però dai, hanno già detto poi i miei compagni d'avventura che è stata un'avventura molto intensa, è stata un'avventura vissuta dal primo all'ultimo. Sicuramente cercavamo un pochino di nascondere il fatto che eravamo coscienti che la squadra fosse stata costruita per vincere, per arrivare fino in fondo. Un pochino ci siamo nascosti, abbiamo provato a nasconderci dietro un dito, ma fondamentalmente lo sapevamo che poteva essere questa la degna conclusione, finalmente. Da parte nostra è stato un anno costellato di grandi emozioni, perché, ripeto, siamo andati dappertutto, anche quando non contava niente. Quindi sì, esatto, c'è anche una monella che fa la mamma, e quindi ecco. Allora, Alice, a ruota libera. Ah, niente, una grandissima soddisfazione per tutti i sacrifici fatti durante l'anno da parte vostra e da parte di chi vi sta sempre accanto, che sono anche le monelle, quindi grandissima soddisfazione anche da parte nostra, che seguiamo sempre comunque la Benedetto. E sopportate. E sopportiamo gli Old Lions in toto. Il presidente Fava in conclusione ricorda come siano importanti l'impegno, dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Toselli, in questo nuovo corso della pallacanestro centese, con la costruzione di un nuovo impianto da 2.000 posti a norma con il regolamento del campionato di Lega 2 e l'apporto determinante degli sponsor, ricordando il rinnovato impegno dell'azienda Baltur, condotta dal nipote Riccardo, che proprio lo stesso giorno dell'incontro ha rinnovato la sponsorizzazione con un contratto triennale e un aumento cospicuo dell'importo messo a disposizione. Sentiamo quindi in conclusione il dottor Gianni Fava, in esclusiva al microfono di Marco Rabboni per TC100 Web TV. Noi amici vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento ai nostri prossimi servizi. Ciao ciao amici. È stata una soddisfazione enorme aver raggiunto questo risultato che molti hanno definito storico, e certamente la consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante per la nostra città, a cui vogliamo molto bene, e pensiamo che questo risultato sportivo possa anche rappresentare
un elemento di promozione dell'immagine della nostra città, e quindi questo ci gratifica molto. Sì, abbiamo avuto degli infortuni anche quest'anno, non sono mancati, però diciamo che io ho sempre avuto moltissima fiducia, perché ero consapevole che avevamo costruito una squadra, un roster di primissimo livello, molto molto ben costruito e molto equilibrato, e soprattutto avevo grande fiducia nel nostro coach, bravissimo Giovanni Benedetto, che a sua volta era molto fiducioso che nonostante l'infortunio avremmo potuto continuare a far bene. E poi i risultati che abbiamo avuto sia nella stagione regolare ma anche e soprattutto nella serie dei playoff hanno detto che eravamo la squadra sicuramente più forte. Ecco Presidente, adesso la promozione c'è, tanto entusiasmo, bisogna poi costruire una squadra a due importante, in poche parole che ci fanno rimanere in A2 e non diciamo così retrocedere, come è anche possibile, perché poi è un campionato nuovo, non è facile affrontare una cosa nuova anche per la città. Sì, certamente non c'è niente di scontato, ma come ho sempre detto quando ho assunto la presidenza di questa società con il dichiarato obiettivo fin da subito di riuscire a centrare questo risultato che prima non, anche per sfortuna, era mai stato raggiunto, era quello che se l'avessimo raggiunto non doveva essere sicuramente una meteora la Benedetto in A2, ma con l'obiettivo appunto di rimanere per un certo numero di anni, il più lungo possibile. Ovviamente siamo consapevoli delle difficoltà, però siamo preparati come società, negli ultimi anni ci siamo strutturati molto bene dal punto di vista organizzativo e gestionale, e abbiamo un gruppo di consiglieri molto affiatati, molti dei quali sono anche sponsor della nostra società, e proprio diciamo dopo avere noi come consiglieri dato l'esempio prima di tutto attraverso le nostre aziende di essere gli sponsor importanti della società, ci sentiamo legittimati a chiedere uno sforzo corale agli imprenditori centesi, cosa che peraltro ha già avuto una risposta molto positiva anche negli ultimi anni, ma ancora di più riteniamo quest'anno che abbiamo tutti i titoli per chiedere uno sforzo ulteriore per poter restare a lungo in questa categoria, per ben figurare. Questo è il nostro obiettivo. Io ho detto Benedetto, ma ho detto anche Balto, perché ci tengo a precisare che la nostra società Balto, che fa capo alla nostra famiglia, ha già deciso di confermare la sponsorizzazione per un triennio, con certamente un incremento di budget importante, e questo certamente ci dà un grande entusiasmo, una grande forza per poter coinvolgere anche tanti altri sponsor che sono assolutamente indispensabili se vogliamo durare a lungo in questa categoria. Molto bene Presidente, noi a questo punto le auguriamo buon riposo ma anche buon lavoro, perché adesso si apre uno scenario molto diverso e ancora un po' sconosciuto, anche se lo staff è di primo ordine. Esatto, siamo preparati, fiduciosi di far bene e carichi, e sono convinto che nelle prossime settimane saremo in grado di dare ai nostri appassionati tifosi di basket centese le soddisfazioni che meritano anche in questa categoria. Molto bene, noi seguiremo. Grazie.